Che cos'è l'allocazione operativa? Si tratta di una formula di finanziamento che vi permette di noleggiare i beni per un periodo determinato, di solito da 24 a 60 mesi, pagando un canone mensile o trimestrale. A termine del noleggio l'utente ha le seguenti opzioni: fare un nuovo noleggio o aggiornare le apparecchiature anche prima del termine di scadenza, restituire le apparecchiature noleggiate, acquistare le apparecchiature noleggiate. I vantaggi dell'allocazione operativa rispetto ad altre forme di acquisizioni, come ad esempio il leasing, sono molteplici e interessanti. I 10 vantaggi dell'allocazione operativa. Primo punto: piena deducibilità fiscale dei canoni corrisposti nell'anno, indipendentemente dalla durata del contratto. Punto 2: possibilità di spesare il valore di un bene in tempo minore rispetto all'ammortamento di bilancio. Punto 3: piena deducibilità ai fini IRAP. Punto 4: registrazioni contabili semplici ed immediate a costo molto basso. Punto 5: possibilità di includere software, servizi, estensioni di garanzia e contratti di assistenza che normalmente non vengono accettati da leasing. Punto 6: inclusione di un'assicurazione di polizza furto incendio sui beni materiali. Punto 7: soluzione ideale per contrastare l'obsolescenza tecnologica. Alla veloce obsolescenza tecnologica corrisponde un forte deprezzamento delle apparecchiature informatiche, che è più rapido del loro ammortamento fiscale e civilistico. Ne consegue un rallentamento del processo di rinnovo tecnologico, che peggiora l'efficienza e la capacità competitiva dell'utente. Punto 8: maggior flessibilità rispetto al leasing. Il leasing non consente l'aggiunta di apparecchiature durante la durata del contratto. Punto 9: il noleggio è economicamente più conveniente del leasing, grazie a tutti i vantaggi fiscali sopracitati. Punto 10: il noleggio è economicamente più conveniente anche dell'acquisto con mezzi propri. L'acquisto con mezzi propri ha un impatto negativo sulla liquidità, sul budget, sulle linee di credito, sui costi di smaltimento e sul trattamento fiscale. Arrivederci.